con questa ristrutturazione del traghetto si è previsto di portare a 3.500 posti, mi pare, la capacità del palazzetto. Però stiamo vedendo che sistematicamente al Palaverde di Treviso ci sono 1.000 circa, se non di più, appassionati di basket che vengono a vedere la squadra. La domanda che faccio è questa: si è pensato, nel momento in cui si è deciso di portare al minimo possibile il numero dei posti, si è pensato di in qualche modo di aumentare il numero della capacità per ospitare questi sportivi? Ecco, la domanda era solo questa, non sto a chiedere assessore se c'erano i fondi per fare un altro palazzetto, cioè, perché capisco perfettamente, però mi sarebbe piaciuto vedere che magari con qualche euro in più forse si sarebbe potuto passare da 3.500 a 4.000, voglio dire, no? Circa. Ecco, grazie. Ok, chiariamo un altro aspetto. 3.500 è il numero minimo previsto per poter giocare in Serie 1, ma in realtà è anche il numero assolutamente massimo di seggiolini stipabili, passatemi la parola, perché stiamo facendo proprio questa operazione all'interno dell'attuale palazzetto. Noi abbiamo fatto tutte le verifiche per vedere se si poteva nel palazzetto attuale aumentare ulteriormente il numero di seggiolini possibili, ma è chiaro che la struttura è quella che è. Noi potremo aumentare ulteriormente oltre i 3.500 solo facendo finta di non conoscere le norme di sicurezza antincendio, e capite bene che non è una cosa possibile da parte nostra, no? L'alternativa alla quale tutti stiamo lavorando e alla quale auspichiamo è che ci sia la possibilità di realizzare un nuovo palazzetto. Su questo l'interesse del Presidente c'è, perché ce l'ha esposto più volte. Sapete che stiamo lavorando come amministrazione per trovare delle soluzioni importanti che cambino anche il futuro, che cambino in meglio il futuro del nostro territorio, ma è altrettanto evidente che non parliamo di un intervento che può essere messo in carico al bilancio dell'amministrazione, e soprattutto non parliamo di un intervento che si può fare in 3-4 mesi. Immagino che, voglio essere ottimista e direi che almeno 2 anni per fare un nuovo palazzetto però servono tutti. Perciò le condizioni oggi presenti ci fanno dire che nell'attuale palazzetto ci stanno al massimo 3.500 posti, e siamo tutti coscienti che a Treviso ce ne sono 4 e 5. Devo dire però che in tutti gli incontri fatti la filosofia condivisa anche dalla società è, sottolineo, condivisa anche dalla società, non è solo quella economica, ma è anche del valore importante che una squadra di una città giochi sul proprio territorio. Questo valore è condiviso da noi e da loro. Su questo chiaramente noi stiamo lavorando perché la prossima stagione si possa giocare qui. Se facessimo un mero calcolo economico è evidente che starebbero a Treviso fino a quando non è pronto qui un altro palazzetto, ma nessuno ha mai fatto solo una questione economica, e abbiamo sempre cercato di portarla sul valore importante che ha per un territorio avere una squadra, ma anche per la squadra avere il suo territorio e non essere da altre parti, anche per tutto il lavoro legato, ma su questo l'assessore Ferrazzi come delegato allo sport può ovviamente essere molto più preciso di me, anche per tutto il lavoro che fanno come società rispetto alle categorie giovanili, non soltanto con la squadra di Serie A1, no? E perciò con un lavoro importante che c'è sul territorio. Certo, siccome vogliamo guardare in faccia la realtà, oggi le soluzioni possibili sono solo queste, altre non ne abbiamo, se non quelle di programmare nel futuro un intervento più consistente.
Ma su questo noi ci stiamo muovendo su due piani. C'era un piano dell'urgenza, perché diciamo, è inutile legare e negare il fatto che nel nostro territorio, dal punto di vista sportivo, ci sono moltissimi impianti di medie dimensioni, moltissimi, e non abbiamo problemi a compararci con nessun'altra città anche del nord. Quello che manca invece sono gli impianti di eccellenza. E allora, quello che sta facendo l'amministrazione appunto si muove su due binari paralleli. Il primo era di risolvere questa emergenza, cioè la necessità di dare una risposta immediata all'esigenza di un palazzetto che rispondesse alle richieste della massima serie cestistica. E la risposta l'abbiamo data subito, nel senso che in pochi mesi abbiamo messo la società nella condizione di poter rispondere adeguatamente alla domanda. E parallelamente, finalmente, questa amministrazione si è mossa in maniera ufficiale, non solo ufficiosa, e tantomeno a parole, nella direzione di costruire questi grandi impianti sportivi, questi impianti sportivi di area metropolitana. E il fatto che all'interno del PAT sia scritto nero su bianco che oltre alla costruzione di uno stadio, lì è prevista la costruzione di un palazzetto di grandi dimensioni, è un obiettivo politico-amministrativo molto importante. Questo lì è scritto, è un'area già determinata e quindi quella è la direzione che l'amministrazione comunale porta avanti. Dopodiché interagiscono anche altri elementi esterni, variabili esogene a questa condizione? Beh, allo stato attuale, per quanto ci riguarda e per quanto ci risulta, nessun vincolo urbanistico è dato ed è possibile dare da strutture che non sono ancora in essere. E comunque sia, è del tutto evidente che la volontà dell'amministrazione nel momento in cui dice, e lo fa con voto del massimo organismo, che non è solo la giunta, ma il consiglio comunale che rappresenta la città, che lì vuole costruire gli impianti di grandi dimensioni, là si lavorerà per costruire gli impianti di grandi dimensioni. A questo punto avremo finalmente la possibilità di dare una risposta non solo all'urgenza, ma anche, all'importanza strategica della cosa.